Amore, ti sei svegliata? Buongiorno, cucciola. Hai fatto una buona nanna. Buongiorno, sei qui con Pony? Pony. Oh, ma che tenero, Pony. È stato bravo lui? Ha dormito? Pony, Pony. È il tuo piccolo, vero? È Pony. Siete carinissimi insieme. Sei pronta per questa nuova giornata, Smarty? Eh sì, vero, adesso ci prepariamo. Allora, oggi sono qui per filmare la morning routine della piccola Martina, che come vedete adesso si trova nel suo lettino appunto con Pony. Se non avete visto il video del lettino, visto che ne ho fatto uno proprio dedicato alla costruzione e decorazione del suo lettino, ve lo lascio qui nelle schede, così potete dargli un'occhiata alla fine di questo video. Facciamo vedere un po' quello che indossi. Allora, abbiamo messo questo pigiamino per fare la nanna, è davvero molto carino, a manica lunga e con anche i pantaloni lunghi perché fa abbastanza freschino. La magliettina è molto dolce, rosa con la luna e le stelle, e qui c'è scritto I love you to the moon and back. E i pantaloncini invece sono bianchi con tutti questi cuoricini neri e trovo che si abbinino davvero benissimo alla magliettina, perché lo rendono un pochino più particolare, ecco. E invece Pony non ha il pigiamino, vero? Pony. Perché lui è un piccolo pony e i pony non mettono il pigiamino, no? Pony. Al momento Martina sta indossando questi calzini rosa di Chiabi, ma forse è il caso di mettere le pantofoline, vero? Visto che adesso ci alziamo, così teniamo i piedini caldi. Pony. Anche Pony vorrebbe mettere le pantofoline? Pony! Ma mi sa che lui ha già le zampine calde, lo sai? Non gli servono nemmeno le pantofole. Prima di dare la colazione a Smarty, volevo farvi vedere un attimo che cosa ho preparato in cucina per lei, che essendo piuttosto grandina non è molto adatta né a un seggiolino per il tavolo né ad un seggiolone, quindi ho adottato questa nuova soluzione per lei. Si tratta di un'alzasedia. Vedete, è fatto così, è praticamente una seggiolina che si mette sulla sedia degli adulti. Questo è di Cam ed è il modello Smarty, che tra l'altro è il soprannome di Martina, quindi questa cosa è davvero molto molto comica. Avrebbe anche il suo vassoio, ma io lo utilizzerò così, senza vassoio, perché così lei potrà mangiare sul tavolo dei grandi. E qui ho preparato la sua tovaglietta, il suo piattino e il suo bicchiere, questi sono tutti della linea di Cattivissimo Me, e poi qui c'è questo cucchiaino che invece è di Mam, però ha gli stessi colori, quindi trovo che si abbini. Oltre all'alzasedia ho preso per lei altre cosine ultimamente e probabilmente ve le farò vedere in un video haul prossimamente sul mio canale. Marti, pronta per stare sulla tua seggiolina? Eccoti! Al posto della classica bavaglia oggi utilizzerò per lei questa sorta di mantellina impermeabile, che è utilissima quando i bimbi ad esempio utilizzano le tempere o semplicemente mangiano la pappa, così evitano di sporcarsi. Smarty, sei pronta? Amore, mettiamo questa, così puoi mangiare da sola. Sembra quasi che abbia i capelli a caschetto, in realtà è solo perché sono infilati all'interno del pigiama, così si spettina di meno quando fa la nanna, vero amore? Smarty sta davvero composta sul suo alzasedia, guardate un po'. In Russia mangiava sempre una specie di pancake tipici, e lei vorrebbe sempre quelli di colazione, ma visto che non è una bimba con molto appetito e quelli sono piuttosto calorici, a mezzogiorno non mangerebbe quasi nulla, quindi mi è stato consigliato di abituarla ad una colazione più italiana, tra virgolette, o più tradizionale per noi. Quindi stiamo passando al latte e cereali, anche se lei non è molto contenta. E di cereali, per invogliarla un po', le ho preso questi, che sono quelli unicorno. Vedete, sono rosa, lilla e gialli. Hanno un gusto molto piacevole, soprattutto nel latte. I cereali sono pronti, sono già nel latte.
latte e nel bicchiere le ho messo un pochino di acqua, ecco così la vedete. Buono Smarty, brava, mangia amore. Niente. Come no? Niente, niente. Smarty, non fare cadere le cose, allora... Capisco che non siano i pancake a cui sei abituata, ma questi sono dei buonissimi cereali. Allora, e poi sei capace di dire no in italiano? No. Non vuoi questi? No. Amore, ma questa è la tua colazione. Dai, adesso pian pianino la mangiamo, eh? Si deve ancora abituare. Guarda, secondo me se mettiamo qui Pony, che anche lui vuole mangiare questi cereali, va tutto meglio, eh? Che dici? Niente. No, Pony. Pony vuole i tuoi cereali? Pony. Secondo me piacciono tantissimo anche a Smarty. Se ti li da mamma, cosa ne dici? Ne prendiamo uno giallo? Mami. Mami, ne prendiamo uno giallo? Ecco qua, arriva arriva, fai am. Dai, da brava, am. Bravissima! Hai visto che l'hai mangiato? Cucciola! Dai, adesso uno lilla. Arriva, arriva, arriva. Uno lilla. Pony. Prima Pony? Da Pony. Sì, di sì. Sì. Brava, Pony. Adesso Smarty. Vuoi bere un pochino d'acqua, amore? Da? Sì? Sì. Bravissima. Smarty riesce a bere da questo bicchiere che ha la cannuccia in plastica, però quella normale, visto che lei è più grandina di Mati, può già utilizzarlo. Tieni amore la cannuccia. Ecco! E adesso mangi altri cereali con Pony? Da brava. Bene, bene, bene. Vediamo un po'. Allora, Smarty è piena, non vuole più mangiare, comunque li ha finiti praticamente tutti, quindi è stata molto brava. Finito, amore? Basta? Basta, sì. E adesso, piccola Smarty, allora, ovviamente dovremo sistemarle un po' i capelli perché sono super spettinati e poi sono all'interno del pigiama, quindi chissà come saranno quando li tireremo finalmente fuori, ma prima di tutto io direi che dobbiamo lavare i dentini, vero? Comunque ci tenevo a mostrarvi quanto è grande Smarty, cioè guardate, ce l'ho in braccio ed è davvero grandissima. Per lavarci i dentini, ovviamente, utilizziamo lo spazzolino e il dentifricio. E Smarty ha questo set di Chicco in questo astuccino rosa carinissimo con le farfalle. All'interno si trovano il dentifricio alla fragola da 12 mesi e questo spazzolino carinissimo, super piccolo. Bravissima Smarty, ma non manca qualcosa? Sì, il dentifricio! Non mettiamone troppo! E adesso sei capace di spazzolare da sola? Forse è meglio che ti aiuti, che dici Smarty? Forza, guarda che ti aiuta mamma! Bravissima! Spazzola, spazzola, spazzola! Smarty è sul fasciatoio con Pony, devo dire che lei è grande per il fasciatoio, però utilizza ancora il pannolino e rimane comunque il posto più comodo per cambiarla. Qui ho preparato tutto l'occorrente oltre al pannolino e alle salviettine, vedete qui c'è la confezione dei Pampers. Ho sistemato qui anche i suoi vestitini che le metterò tra poco. Qui invece ci sono la sua spazzola e il suo pettine e accanto dei piccoli codini che vorrei utilizzare per provare a farle delle treccine. Non vi assicuro niente, però ci proverò. Partiamo togliendo la magliettina del pigiama, vero? Pony, Pony. Tra pochissimo puoi tornare a giocare con Pony, Appena togliamo questo pigiamino, che è piuttosto stretto, quindi devo dire è un po' scomodo da mettere e togliere, soprattutto perché la magliettina non ha nessun bottoncino sul retro, quindi non si può aprire. Ecco qui anche tutti i capelli che sono all'interno della magliettina. Sei sparita? Ah no, eccoti qui, tutta spettinata, mamma mia, ci metteremo tantissimo a pettinare tutti questi capelli. Comunque adesso iniziamo a togliere anche le pantofoline, la prima e anche la seconda. Ed ora i pantaloni del pigiama.
Comunque, come vi dicevo, Smarty sta indossando il pannolino perché lei utilizza ancora i pannolini, questi di Pampers taglia 5, quindi adesso glielo cambio e ci vediamo subito dopo. Eccoci qui, pannolino pulito finalmente. Ecco qui, ci voleva proprio un bel cambio. Adesso chiudiamo il pacco di salviettine che abbiamo appena utilizzato e vi faccio vedere meglio i pantaloncini che le farò indossare. Sono questi di Zara con la taschina e il bottoncino, questi sono taglia 9-12 mesi. Lei veste sia 9-12 che 12-18, dipende un pochino dagli stessi pantaloni. Questi hanno un tessuto fantastico, super elasticizzato, sono molto comodi e molto carini perché hanno tutte queste righine, quindi non è un tessuto liscio, è un po' più particolare e veste molto di più secondo me, soprattutto quando si tratta di toddler, quindi le taglie iniziano a diventare un po' grandicelle e i pantaloni tutti lisci sembrano un pochino del pigiama, mentre invece questi mi piacciono di più. Passiamo ora alla magliettina, cara Smarty, ne metterò questa, sempre di Zara come vi dicevo, con i volant sulle maniche e questo taglio sfasato. Molto carino perché la fa somigliare ad una camicetta pur essendo una classica magliettina. Adesso togliamo tutti i capelli dall'interno della magliettina. Con i capelli così lunghi vestirla è davvero un'impresa, forse dovrei legarglieli in una coda. Perfetto, secondo me questo colore le sta benissimo. E amore, probabilmente anche perché hai i capelli di questo castano. Pronta per mettere gli stivaletti? Allora, iniziamo da questo, perfetto, ed ora anche l'altro. Ed ora è il momento di occuparsi dei suoi meravigliosi capelli lunghi. Quando si tratta dei suoi capelli devo essere davvero super delicata e vi assicuro che non è facile, soprattutto quando ci sono dei nodi. Come ad esempio in questo momento utilizzo questa spazzola e devo dire che è perfetta perché non li strappa. Ho finito di pettinare i capelli della piccola Smarty, quindi adesso non dovrebbero esserci più nodi, e poi ho diviso la parte davanti in due ciocche diverse, uno per lato, e vorrei provare a farle delle treccine. Ecco qui, Miss Treccina, queste sono le trecce, non è una pettinatura perfetta ovviamente, però secondo me le sta molto bene ed è molto carina. Avrei potuto concluderle anche più in basso, ma è molto difficile con i suoi capelli perché scivolano e ho paura di strapparglieli, quindi per il momento gliele lascio così. Come potete vedere non sono trecce molto strette e non partono direttamente dall'attaccatura per evitare di strapparle i capelli. Oh Smarty, come sei carina! E dopo aver sistemato i capelli della piccola Smarty, la nostra morning routine finalmente si conclude. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale e nel caso in cui i commenti fossero ancora disponibili fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di Smarty con questa pettinatura. Mi raccomando, condividete questo video con quante più persone possibili, è molto importante soprattutto adesso che YouTube disattiverà le notifiche ai canali con contenuti per bambini. Iscrivetevi al mio canale per ricevere i miei video nella cartella tra virgolette delle iscrizioni e ricordatevi sempre che i miei video escono ogni lunedì e giovedì alle 14:15. Io e Smarty vi salutiamo e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto!